È morto la sera di Natale nello stesso incrocio in cui 37 anni prima era stato travolto e ucciso il nonno. Un destino tragico, quello di Davide Ceccon, ventenne di Piazzola sul Brenta, e della sua famiglia. La sera del 25 dicembre Davide saluta mamma e papà e la sorella e i familiari e in macchina decide di andare a fare gli auguri a degli amici. Deve fare pochi metri, deve mettersi da via San Silvestro, dove abita, sulla provinciale contarina. Cosa sia accaduto non è chiaro, forse un malore o una mancata precedenza. L'auto del giovane esce dritta dallo stop e viene centrata da un'altra vettura guidata da un 24enne di Villafranca Padovana che non è riuscito a frenare in tempo. Un botto tremendo, sentito anche dai genitori di Davide che da casa si sono precipitati a vedere cosa fosse successo e facendo così la drammatica scoperta. Il ventenne all'arrivo dei medici del 118 era in condizioni disperate. L'impatto violento lo aveva fatto sbalzare fuori dal finestrino. È morto poco dopo essere stato portato in ospedale. Feriti il conducente, risultato negativo all'alcol test, e due passeggeri che sono stati portati in ospedale a Cittadella. La mamma e il papà di Davide Ceccon sono due dipendenti del comune di Piazzola. La loro famiglia 37 anni fa era già stata segnata da un altro tragico incidente proprio nello stesso incrocio. Il nonno di Davide infatti morì travolto da un'auto mentre tornava a casa in bicicletta.